Voglio chiederti però una cosa, Silvano, perché noi come macellai siamo professionisti essenziali e diretti, quindi a noi ci piacciono le cose capibili e dirette, immediate. Ecco, io dovrei capire un attimo, dovresti spiegare per usare questa tecnologia, perché sembra che quasi quando parliamo di tecnologia in macelleria si parli di come la conquista della Luna negli anni 70, quindi un po' impossibile. Invece, da quanto ho capito, avete semplificato moltissimo questa tecnologia proprio perché venga usufruita anche dei macellai. Allora, no? Noi tra l'altro stiamo spingendo molto questi concetti perché ormai sono magari all'estero, sono già alla portata, non dico di tutti, ma forse sono stati recepiti prima e sono stati metabolizzati meglio, okay, di noi. Adesso questo è un concetto che secondo me chiunque può fare con un minimo di conoscenza. Tra l'altro, per questo lo sai benissimo che noi nella nostra sede a Pordenone facciamo dei corsi dedicati ai macellai, dove anche tu sei presente, e dove abbiamo tutti questi argomenti e facciamo dei corsi mirati anche per il sottovuoto. Capito. Quindi però chiunque può approcciare questa tecnologia. Quello che voglio dirti è che se io ho questa macchina, allora ce l'ho in macelleria, ok, dico ok, adesso voglio trasformarmi da macellaio puro a entrare in questo nuovo mondo che è quello del pronto cuoci, che però ormai è passato, è evoluto, e adesso arriviamo all'evoluzione del cotto. Allora, che devo fare? Per cucinare devo prendere prima di tutto un forno, una piastra e l'abbattitore, ok? Però il discorso, la paura qual è? Mentre noi macellai siamo bravi a disossare, a intagliare, a preparare, a presentare, a garantire il prodotto ai clienti, poi devo saperlo usare, nel senso che se io devo cominciare a pensare che devo premere un bottone, girare una manovella, rigirare un bottone, cioè... Guarda, come hai visto prima e come vedi in questo caso, io ho la possibilità di attingere da una libreria, diciamo, dove ho tutte le ricette già preimpostate, quindi non ho bisogno di inventarmi niente, semplicemente attingendo da tutte le mie ricette, come hai visto prima, le verdure grigliate, ok, abbiamo fatto l'entrecô in 7 minuti, io posso richiamare la ricetta che mi serve e semplicemente pigiando il tasto start, ok, il forno si arrangia. Quindi, visto prima che si riscalda in automatico, mi dice quando caricare, mi dice quando far partire il ciclo di cottura, cioè non devo altro che guardare il pannello comandi e seguire quello che mi dice il forno. Quindi veramente le operazioni sono semplificate al massimo. Quindi Silvano, se uno acquista un forno di questo genere, chiede il supporto dell'azienda, quindi è in grado di personalizzare le ricette, è in grado di istruire una sua dipendente, una sua collaboratrice a premere il bottone, a ricercare la ricetta che avrà il suo nome, che avrà... Lo facciamo di prassi, poi tra l'altro creiamo proprio dei ricettari a seconda dell'esigenza, ok? Chi vuole l'arrosto più brunito, meno brunito, discorso esempio dei polli. Il pollo sembra una cosa banale da fare, in realtà se noi scorriamo l'Italia da nord a sud, tu sai benissimo che c'è quello che lo vuole più brunito, quello che lo vuole marrone di fuori ma tenerissimo all'interno, quindi bisogna chiaramente essere camaleonti. Noi siamo riusciti ad impostare un ciclo di cottura e semplicemente cambiando le temperature di cottura andiamo a soddisfare tutte le esigenze. Perfetto. Questo per il pollo, ma può essere chiaramente legato a un qualsiasi altro tipo carne. Benissimo. A seconda dell'esigenza arriviamo noi e sistemiamo quello che c'è da sistemare. Allora,